4 tempi da 30, come dice il buon Bugno, più che una partita un cineforum fantaziano. Scherzi a parte, due commenti al volo su questa partita, su quello che abbiamo visto, o meglio non visto. Allora, proviamo ad attaccare una difesa a 4, quella della Cremonese, e l'abbiamo già provato a fare varie volte il ritiro. Proviamo ad attaccare una difesa a 4 in allenamento. Vorrei vedere iniziare ad attaccare una difesa a 3, per capire che difficoltà abbiamo e quant'altro. Queste idee qua, in queste partite qua, non mi interessa guardare il risultato, non mi interessava con la Virtus Verona, non mi interessa tantomeno oggi, perché banalmente non ci gioca per i 3 punti, quindi mi interessa guardare le idee i singoli, almeno tecnicamente. Partendo dal presupposto che il campo è abbastanza bruttino, questo l'avevamo già detto dai giorni, facciamo un'analisi di 4 tempi scorporati, partiamo dalla fine, dagli ultimi 2, cioè terzo e quarto tempo, e il nulla totale, ma quelli che sono scesi in campo sono seconde e terze linee, cioè non salvo davvero niente, salvo Della Valle. Caramò l'ho visto male, ma so che non è quello di oggi, può fare un po' di più, che comunque in questo momento là davanti, cos'è, il quinto attaccante, il terzo, Zapata, Adams, Sanabria, Pellegrini, Caramò davanti a Sanabria e Pellegrini, punto interrogativo, chiedo a voi. Tutto il resto è davvero una seconda, terza squadra, abbiamo solo praticamente buttato tutti noi via un'ora, zero tecnica, mosci, tanta gente che non c'è, tutte buste e nulla più. Però questi ultimi 2 tempi servono per far capire alla gente che magari parla un po' troppo, ah perché non proviamo in primavera, ah perché non proviamo quello, ah perché Saggio non avete visto cos'è, una roba orrenda, tutti gli altri Dalla Vecchia, Casali, cioè tutta roba che Orvat, tutta roba che non può far parte di una squadra che vuole giocare a calcio, no? Salvo Della Valle, salvo qualcosina del Can, ma poca roba. Loro è vero che sono una squadra automatizzata, però sono sempre dalla B, cioè lo scorso anno hanno giocato insieme, qualcosa vorrà dire. Terzo e quarto tempo anche Vanoli era più silenzioso. Primo tempo mi è piaciuta l'idea di alzare Ricci in fase non possesso, quindi a pressare, da capire se sarà una cosa che rifaremo durante l'anno oppure terremo il play basso, come probabile che sia, per alzare un'altra mezzala. Mi è piaciuto giocare palla a terra, cosa che quest'anno Vagna era un continuo lanci, mi è piaciuto tenere questa palla a terra, a costo di sbagliare, a costo di perderla, però palla a terra sempre a tutti i costi, a costo di incartarci, ma quello per me è calcio, inizia a diventare calcio. Sono contento della sovrapposizione dei braccetti, lo scorso non lo facevi perché rimanevano bloccati, e in fase non posso diventavano a volte centrali nella difesa 4, a volte si abbassava il play e si allargavano per dare su, quindi capire quale sarà un po' la definitiva di quest'anno è interessante. Quest'anno che giochi un po' più con la palla diventano fondamentali i braccetti in fase di impostazione, quindi se Vivola si sgancia, poi di volte si fa trovare su ma non ha i piedi, Masina è impostato intorno al 20esimo, quell'azione dove Coco fa il fallo, per intenderci, lì si vede che imposta male, quindi serve un braccetto di piede buono, un terzino, un braccetto a destra che spinga. Secondo me c'era qualche idea di gioco, però la tecnica è davvero poca, davvero bassa, davvero poca tecnica, poco materiale per fare le idee di gioco. Occhio a non confondere le non idee con l'idea, ma poi non viene effettuata perché magari il passaggio non riesce a stopparlo, magari quello non c'è sul lancio, il lancio viene fatto male. Occhio, sono due cose diverse. 0-1 loro su deviazione, eccetera, eccetera. E poi ho notato un po' troppa distanza tra le parti. Questo valutiamolo per le prossime amichevoli, se sarà ancora così o no. Mi piace che cerchiamo di giocare subito quando Manolo a un certo punto urla è lenta questa palla, no? Qualcosa da risolvere. E mi sembra che proprio oltre da 3 quarti, un vizio dell'anno scorso, sono proprio pochi cattivi. Lazaro sul cross che crossa debole, Ilić col tocco. Non so se sono caratteristiche, quindi proprio che siamo oltre alla povertà tecnica o scorie dello scorso anno o altro. Questo mi sembra davvero poco cattivi sui contrasti. Qualcuno mi ha scritto la stanchezza, ecco, però non lo so. Non so davvero chi vede qualcosa di buono in Sanabria, su cosa lo vede, perché è una cosa che mi manda al manicomio. Avrà toccato una palla contro una squadra di Serie B e il ruolo che ho già fatto da mese, quello di sganciarsi spesso alto e ricevere questi palloni, chiaramente non può farlo, ce lo si vede che è inadeguato, uno per passo perché non ce l'ha e 2 per assenza tecnica. Può inserirsi, sì, lo faceva Verona, però già anni fa, è un aspetto diverso. Secondo tempo secondo me è il migliore, dall'1-1 di Zapata che fa un bel gol, siamo cresciuti di idee, Orvat non può assolutamente giocare da noi, tocca sta palla 1000 volte e poi è lento. Mi è piaciuto nel secondo tempo per iniziare a vedere qualche idea. Io guardo il secondo tempo perché era dove c'erano più titolari, quello mi interessa. Poi Bellanova ha giocato poco, Ilić poco, ti manca Gineitis, ti manca Vlasic, manca Scurs se ritornerà, quando ritornerà, ti manca ancora un mancino a sinistra, ti mancava Adams, cioè voglio raccogliere le idee da questa partita qua, anche per non rovinarvi il sabato sera. Ho visto le novità rispetto allo scorso, innanzitutto più propositivi, là davanti si è riuscito a creare spesso buchi da loro e questo mi è piaciuto. Mi piacevano i quinti che si abbassavano quando c'era da costruire, i braccetti un po' più larghi. Ogni tanto abbiamo visto i quinti che entravano, i centrocampisti che uscivano, no? Quindi una diversità, forse ancora un po' troppo lanci per la mia idea di gioco, però è una cosa che si può cambiare. Rispetto allo scorso anno, in questo secondo tempo qua, che poi vabbè vale quel che vale, una mezz'ora così a luglio, mi è sembrato un gioco molto più cercare di entrare dentro il campo. Poi lo facevi con pochezza tecnica, perché comunque Jorvat eccetera, però lo scorso anno poi giocavi solo perimetrale, quindi mi sembra c'è qualche idea, mancano ancora tanti titolari, cioè sono positivi. Il secondo tempo ho visto cose positive, che è quello che mi interessa. Gli altri tempi quando non gioco titolari mi interessa relativamente, sono positivo, dai.